Salve a tutti ragazzi, sono Pokétonks, bentornati a Kirby's Mouse Attack. Allora, final boss. Boss finale, che cazzo ho detto? Non so parlare più. Comunque, prima di andare al boss finale, volevo farvi vedere questo, la cosa che abbiamo sbloccato nella scorsa parte. Praticamente è il museo delle abilità. Ci sono tutte le abilità che potete trovare nel gioco, insomma. Io ne prenderò solo due: l'abilità tornado e l'abilità fantasma. Allora, vi ricordo che l'altra volta abbiamo sbloccato la medaglia fantasma, chiamiamola così. Praticamente farà apparire un mini boss che se lo risucchiate vi dà questa abilità. L'abilità fantasma, cliccando B potete impossessare, si dice così, gli altri nemici, che non siano mini boss o boss. Quindi occhio. E potete usare anche le loro abilità. Quindi WADD penso che saltino solo, quindi non ci sono... è un po' difficilotto. Comunque, Darkrai oscuro, Dark Darkrai, è la versione più malefica e cupa del Darkrai che abbiamo sconfitto due mondi fa. Non è niente di speciale, soprattutto se avete l'abilità tornado. Io fail. Dicevo, è uguale, solo che è un po' più veloce. Al posto delle bombe nere le lancia esplosive così grosse. E il raggio ghiacciato è molto più grosso. Ma se avete l'abilità tornado non dovrebbero esserci problemi. Infatti adesso lo batto. È tornato normale. E quella cos'è? Cos'è quella? Abbiamo ottenuto l'abilità tripla stella. L'abilità più forte del gioco. Più figa anche. Si dice così, l'apoteosi della potenza di Kirby di questo gioco almeno. Allora, questa stella nera sembra abbastanza strana, quindi direi di seguirla, logicamente. La cosa che mi piace di più dell'abilità tripla stella è che quando, per esempio, si prende la stella warp, e anche quando si cammina, ci sono le tre stelline piccole che girano intorno a Kirby. Ah, andate a destra qui, occhio che qui c'è un altro masso. La cosa appunto abbastanza carina, bella diciamo, non carina, la cosa più bella è che quando ora ve lo faccio vedere, quando salgo su quest'altra stella warp, ecco qua, guardate che figo, le stelle lo seguono alla perfezione. Comunque, un occhio. Sauron, non è Sauron, questo è Dark Nebula, il vero boss finale. Allora, Dark Nebula ha 4 tipi di attacco. Allora, innanzitutto spara delle stelle normalmente. Da qualche direzione. Anzi, ha 5 attacchi, scusate. Il secondo è muoversi in modo diverso rispetto all'elemento che lo colora, diciamo così. Allora, prima c'era l'elemento fuoco. L'elemento fuoco spara una palla di fuoco, logicamente, verso il basso, che se ci sale troppo vicini, insomma, crea una colonna di fuoco che distrugge tutto. Distrugge tutto, però mi fa male. In più, l'abilità questa, la forma ghiaccio, chiamiamola così, crea appunto il pavimento ghiacciato. E appunto ci potete scivolare sopra, quindi occhio. In più, l'ultima forma, e non lo vedrete in questo video, mi dispiace, non l'ha fatto quando abbiamo fatto, quando abbiamo fatto il boss finale. Praticamente creerà uno scudo elettrico intorno allo schermo che se lo toccate vi ferite. Comunque, come vedete, è una cazzata battere questo boss. Occhio alle parolacce però. Chi se ne frega? Abbiamo battuto Sauron. Anzi, Dark Nebula. Lo scrigno del tesoro è la prigione di Dark Nebula, signore del sottosuolo. È una stella, non so se... Meta Knight conosceva il segreto dello scrigno. Ha lottato contro Kirby per impedire il ritorno di Dark Nebula. Quindi noi siamo i cattivi. Gli Squeak sono partiti per terra lontani in cerca di tesori. Nessuno sa dove siano andati. Ora, al Dreamland, potrà finalmente tornare la pace. Ma... chissà dove sarà andata a finire la fetta di torta di fragole di Kirby. Ma quanti di... Tornando a casa, Kirby non riesce a smettere di pensare alla sua torta. Fine! Ok, la cosa migliore di questo gioco è che, premendo il pulsante A durante i crediti, potete... vai. Potete velocizzarli, è una cosa che adoro nei videogiochi. Velocizzare i crediti finali. Comunque...
io dicevo, Dark Nebula è una stella, come può essere il signore del sottosuolo? Punto a parte. Ringraziamenti speciali, grazie Satori Wada, eccetera eccetera. Grazie a Nintendo per aver fatto questo gioco, che ne so. Ma quella è la torta! Yay, è ora di merenda, infatti dovrei mangiare, allora è ora di merenda. Più tardi... Kirby dice in dono dagli Squeak una meravigliosa fetta di torta alle fragole. È un regalo per scusarsi di tutti i guai che gli hanno fatto passare. Gentili. Ma lui non importa il motivo del regalo. È l'ora della... Pooh! È l'ora della merenda. Con questa torta e torta davanti, Kirby è più felice che mai. E... Vai. Fine. Davvero stavolta. Ok. Ora. Il gioco sarebbe finito. Yay! Collezione completata, ora hai accesso a Resisti ai boss. Tuttavia, torta di fragole, che deliziosa fetta di torta. Dicevo, ora che... 100% completata, adesso può accedere alla modalità extra. Ok, adesso, dopo questa schermata, insomma, ripartiremo dallo schermo del titolo. Io avrei voluto fare una parte bonus, invece integro tutto quanto in questo video. Allora, innanzitutto, spieghiamo un paio di cose. Non mi ricordo cosa faccio vedere subito. I minigiochi, ok. Allora, merenda lampo, scontri volanti, dolce bersagli e resisti e boss. Resisti e boss è, lo sapete già cos'è, eccetera, eccetera. Allora, adesso vi faccio tutte le collezioni che abbiamo trovato. Queste sono le musiche. Qua potete scegliere musica e suono. Dicevo, resisti e boss è uno scontro contro tutti i boss, non lo farò vedere. Idem per i minigiochi. La vitalità, l'abbiamo raccolta tutta quanta. Le chiavi di tutti i mondi, eccetto l'ultimo mondo perché non ha chiavi. Kirby è un fantasma. A Dani e a Dufort piace un casino quando dico Kirby è un fantasma. Comunque qui la musica l'abbiamo trovato. Prima c'erano tutti i rotoli delle abilità. Quindi sono i trofei e scontri boss, tutti quanti. Ora gli spray. Molti mi hanno chiesto di fare parti con degli spray. Io ne ho fatta solo una con lo spray ombra. Allora, io tendo durante i gameplay e i videogiochi a cercare di restare più coerente col gioco possibile. Per esempio, se c'è Pokémon Ranger 2, io non mi chiamo Tonks su Pokémon Ranger 2, sul mio gioco. Mi chiamo Primo, perché Primo è il nome del Pokémon Ranger là, per questo resto coerente. Comunque, prima avete visto, non mi ricordo che avete visto, avete visto gli sfondi sotto, perché sotto potete scegliere vari sfondi da mettere delle bolle abilità. Qui sono le bellissime immagini, diciamo così, bellissime, di tutte che abbiamo collezionato appunto durante il gioco. Quelli sono i boss finali della maggior parte dei giochi di Kirby che... Perché sto parlando così in fretta? Perché il video è praticamente finito. E adesso vi saluto e ci vediamo a un prossimo gameplay. Questo è finito. Finalmente. Ciao. Kirby è un fantasma.